Salve a tutti raga, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi andremo a continuare la nostra avventura con Erika, quindi riprenderemo da dove avevamo lasciato nel terzo episodio con questo nuovo quarto episodio. Vediamo cosa succederà appunto, perché piano piano la storia si sta facendo sempre più interessante e ci avviamo quasi verso la fine, insomma siamo ad un punto molto importante della storia e quindi continuiamo, vediamo un po' quello che succede. Questo foglio, anzi foglio, è una foto. Questa è la madre. Allora. Questo è un medaglione. Sempre con quella lettera greca. Ciao, Erika. Oh no. Ma è Anna. Sembra lei. Ti sono mancata. Tu sei morta. Non ancora. A me lo sembrava. Non come l'ispettore capo e gli altri. Steinbeck, Joa, erano coinvolti tutti. Non ti farei mai del male. Non ti avvicinare. Non sono qui per farti del male, ma per proteggerti. Hai rovinato la mia vita. Tuo padre mi ha resa un mostro. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. Ha venduto l'anima al diavolo e lei era il prezzo. C'è un altro mondo sotto Delphi House. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Ce n'è un altro. Ed è proprio lì, di fronte a te. Cavolo di medaglione. Comunque questa sembrava Anna, invece ovviamente non è. Meglio così. Le serrature sono nei muri. Trovane uno e vedrai tu stessa. Serrature nei muri. C'è una vecchia fattoria. Nel bosco, tra qui e Delphi House. Ti aspetterò lì. Vieni sola. Se scopriamo qualcosa. Sarebbe anche ora. Sarei dovuto restare. Non c'era nessuno qui. Solo una ragazza che è entrata nella farmacia. Quale ragazza? Toby Newman. Non è la prima volta. Dovevano aspettarselo. Non preoccuparti. Stai bene? Ma. Posso fare qualcosa? Sto bene. Insomma, però, non è che stiamo proprio benissimo. Cerca di dormire. Psicologicamente. Sarai al sicuro qui, promesso.
Mi sembra di impazzire. È tutto ok? Insomma. Cerca di dormire. Ma non me la racconti giusta tu, Sergente Blake? Non me la racconti giusta. Sicuro che non abbia detto niente? Qualcosa che ci aiuti a trovarla? Diciamo la verità a sto punto, eh? Forse so dove trovarla. E quindi ci stiamo recando in questo posto che ci ha detto la tipa? Un posto abbastanza isolato. Aspetta da quel che pare. Resta in silenzio, chiudi le portiere e sta giù. Io torno presto. Vengo con te. Fammi dare un'occhiata. Se è sicuro torno a prenderti. E fu così che non tornò più. No. Vedremo. Resta qui. Sarai al sicuro. Senti, cerca di non fare casino. Pure, cerca di non fare casino. Noi siamo curiosi, vogliamo vedere cosa c'è qui dentro. Cosa? Ha scritto di me? Di noi? Di Erika. C'è una luce dentro, ma non vedo nessuno. Erika, no, non leggerlo. Niente di personale. È il mio lavoro. Va bene, dai, voglio crederti. Sono qui perché mi fido di te. Per catturare lei. Possiamo farlo insieme. La situazione si fa sempre più interessante. Ma cos'è? Aia. Qui mi sa che c'era o c'è la sacerdotessa, la famosa sacerdotessa. I petali di Oleandro, la foto della madre. Trovato niente. Erika. Che cos'è? Mia madre. Vediamo in questo cassone che c'è, in questa cassa. Piano, questo qui è un potente allucinogeno. Vieni. Oh no! Oh
my god, no! Io lo sapevo che c'era il colpo di scena. Lo immaginavo, guarda. No. Cavolo, però pure noi siamo andati nella tana del lupo, mamma mia. La sergente Blake se n'è andata. Mamma mia. Ecco qua che siamo... Sono sempre in tre. Nel rito. C'è una volpe. Un coniglio. Cercano visioni del futuro. Ricchezze e potere. Ma non possono vedere senza una farfalla. Per questo presero tua madre. Per questo vogliono... È prigioniera, Erika. Unisciti a me. Unisciti. Insieme possiamo salvarla. Che facciamo? Ci fidiamo? Possiamo renderla libera. Ma sì, dai, proviamo. Come si fa? Proviamo la magia, l'esoterismo. Sei tu, Erika. Sei sempre stata tu. Ah, le parole del padre. E ci troviamo in un altro posto. Mi parlava del futuro. Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Io le parlavo del passato. Non te lo ricordo. Di una grande sacerdotessa col marchio di una farfalla. Che cosa mi hai fatto? Come sono arrivata qui? Con questo. L'ha fatto tuo padre. L'ha attestato su tua madre. E lo ha fatto anche su di te. Potrò farti fare qualsiasi cosa se lo inalerai. È così che ci ha plagiato e ci ha reso sue schiave. Addirittura. Mettilo vicino al letto e ti prometto che farai sogni dolcissimi. Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tuo padre. Erano i suoi preferiti. Li vedo, nei miei sogni. Ora si capiscono tante cose, eh? Questo episodio è pieno di esoterismo. La madre è la chiave di tutto, praticamente. Li porto alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Ecco il sangue che dopo la sua amica Anna anche a lei è uscito dal naso. Erika, che cosa credi che lui abbia bruciato in quella lampada? Cosa credi che abbia fatto a te?
sto morendo. Per quanto ancora? Non ha importanza. So di essere un mostro. Io merito di morire. Ah, l'ha detto lei. Non volevo dirlo io. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Una ragazza che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Sai delle sacerdotesse e del fuoco? Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Mio padre convinse Lucien che unendo la scienza e i rituali potevano vedere il futuro e controllarlo. Tua madre era il pezzo mancante. Tua madre è viva, ma si sta spegnendo. È viva. Senza di lei sono ciechi. Non ci vedranno arrivare. Possiamo farla finita. In che senso? Possiamo andare a liberarla. Taglia il filo. Servirti ancora. È lì. Jump scare? No. Il medaglione. Questo medaglione è un po' la chiave di tutto insieme alla madre. Devono averlo sigillato. Seguimi. Possiamo lasciarlo vivo. Darebbe subito l'allarme. Ah, mamma mia. Lo dobbiamo uccidere allora. Ormai ci siamo dentro fino al collo. Come si fa? Avevi altra scelta. Andiamo. Mamma mia, ora siamo pure assassine. Vai. Esploriamo però. Non ho capito. Faccio andare avanti, no? Qui ci vedranno.
dovranno staccare le luci. Sto bene. Di nuovo. Nello studio di tuo padre c'è un passaggio. Portami lì. Bene ragazzi, io direi che per oggi può bastare con questo quarto episodio, un episodio devo dire molto intenso, pieno di esoterismo, abbiamo scoperto tante cose, questa ragazza qui praticamente ci sta facendo da balia e Erika è diventata pure un'assassina, quindi insomma per scoprire tante altre cose, questo episodio è stato molto importante, io credo che siamo anche molto vicini alla fine, per cui sicuramente ci sarà un altro episodio, il prossimo episodio credo che sarà quello finale. Intanto in questo episodio abbiamo visto parecchie cose ed è stato molto importante proprio per il proseguio di questa storia. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video e questo episodio, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina e niente, ci vedremo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!